Claudio, dopo l'amore e la malattia, anche la morte è entrata nella quotidianità della rete. È un bene o un male? È un bene, perché comunque credo che di tutti gli argomenti bisognerebbe parlarne, affrontarli, e la morte è sicuramente l'argomento più largo di tutte, più dell'amore e più della malattia. Di solito la malattia porta alla morte, quindi si uniscono, però è un argomento con il quale dobbiamo fare tutti i conti. E quindi si può affrontare con un'attesa triste che dura tutta la vita, prima o poi lascerò questo mondo, oppure si può affrontare con un'attesa divertente dicendo: wow, anche oggi mi sono svegliato. Bene così. È una questione di filosofia, insomma, così. Per me vale la seconda. Bene. Piero, senti, tu interpreti appunto Gabriele Arcangelo, che deve fare anche un po' i conti appunto con il demone della droga. Nel film a un certo punto il tuo personaggio dice però la musica vince sulla droga. Nel tuo caso, nella tua vita, la musica è stata anche per te un'ancora di salvezza? Assolutamente, il fatto di cantare e scrivere canzoni mi è servito tantissimo, intanto a vincere le mie timidezze e quindi anche di imparare a rapportarmi meglio con il mondo. E la scrittura mi ha insegnato a raccontarmi in maniera un po' più disinibita, diciamo, perché io nasco in una famiglia meravigliosa, ma estremamente borghese, dove niente veniva detto, soprattutto ai ragazzini. Zitto te, come dice la madre nel film, zitto Zitto te te. e fila in camera, come dice la mamma, lo io dice Asperduccio. ad Alessandro. E quindi, essendo cresciuto in questa sorta di silenzio coatto, quando mi sono ritrovato adolescente, ho detto: o rimango muto o incomincio a tirare fuori, come fa tra l'altro Fa Gianmarco? Gianmarco nel film, oppure tiro fuori quello che ho dentro. La musica è stata la mia medicina. Cantare viva la vita mentre la noia ci sfida, sembra una pantomima, ma è come una medicina. Questo è il ritornello della canzone. Claudio, senti, abbiamo visto questa sorpresa sul finale, ovviamente non vogliamo spoilerare, ma è stato anche un tentativo da parte tua di esorcizzare comunque la morte. Non la mia, ma magari un po' di dare una risposta a chi avrebbe potuto o voluto dire: però è un argomento scomodo in questo momento, forse non andrebbe trattato, bisognerebbe usare un peso diverso. Sì, ma se mi metto in gioco io per primo, no. Bene, un'ultimissima domanda a tutte e due. Se, diciamo, voreste vedere realizzato un epitaffio sulla vostra tomba, cosa vi, diciamo, quale scritta vi potrebbe rappresentare? Guarda, Io io ce l'ho saprei, già pronta. io lo saprei, ma è stata già usata e quindi dal gigante del nostro cinema, Vittorio Gassman, che si è fatto scrivere: Vittorio Gassman fu attore. Non fu mai impallato. La trovo geniale. Farò qualcosa del genere, non lo so, non ci penso, ma probabilmente non avrò una lapide. Anch'io mi farò incenerire felicemente e comunque sull'urna cineraria vorrei ci fosse scritto "Se l'è goduta". Guarda, me la sposo. Posso? Sì. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao, Grazie. grazie.